Il progetto di riassorbimento di 150 lavoratori della Honegger di Albino da parte del gruppo Lombardini è arrivato al capolinea. La profonda crisi economica che ha investito la Valseriana e la concorrenza di altri supermercati ha costretto il presidente del gruppo, Tito Lombardini, a rinunciare al progetto partito nel 2008. Un progetto che prevedeva di ricollocare 150 dei 240 lavoratori in esubero del cotonificio di Albino e che era stato sostenuto da istituzioni e parti sociali. Una decisione pesante, commenta l'assessore provinciale al lavoro, che tuttavia era nell'aria. Proverete eventualmente anche a far cambiare idea all'imprenditore Tito Lombardini? Beh, assolutamente sì. Questo le posso già dire che fra poche ore avrò un incontro io direttamente con Lombardini per capire un po' se esistono margini. Lunedì intanto le parti si ritroveranno nell'ambito del tavolo già programmato da Assessorato, Comunità Montane, Comune di Albino e Nembro, Confindustria, sindacati e aziende. Sarà l'occasione per fare un nuovo punto della situazione. Per capire quale può essere una via di uscita, perlomeno non subito lunedì, ma che nelle prossimi giorni, settimana prossima, sicuramente vedremo di individuare. Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario provinciale della UIL, Marco Cicerone. Che cosa farete a questo punto? Lunedì vi incontrerete insieme con l'assessore al lavoro e a quel punto che cosa tenterete? Vedere quindi in qualche modo se è possibile creare una cabina di regia ad hoc sulla questione Honegger per tentare di trovare delle soluzioni in grado di mantenere in piedi l'attività produttiva e anche